Benvenuto nel nostro canale, quindi arriva un nuovo giorno e abbiamo la possibilità di incontrarci di nuovo, ne siamo davvero felici. Vorremmo trascorrere un Natale molto sereno, caldo e gioioso con la famiglia, e i nostri cari. Oroscopo Bilancia di oggi 2 punti previsioni del giorno 11 dicembre 2020 voglia di shopping, ma con cautela la luna in seconda casa, a braccetto col vostro astro guida Venere, vi vorrebbe in giro a fare shopping già nel pomeriggio, o almeno all'uscita dal lavoro. Buona idea per scansare le folle del weekend, pericolose oltre che fastidiose, sempre che un sosti lavoro all'ultimo minuto o una grana con l'interlocutore in affari non vi innervosisca al punto da farvi passare la voglia. Di certo non siete tipi portati per la polemica, e nemmeno per la scaramuccia, ma quando vi pestano i piedi camminandoci sopra con gli scarponi, anche voi vi inalberate. E come darvi torto? Magari avreste il coraggio di controbattere rimettendo il provocatore al proprio posto, invece la rabbia ve la girate, e ve la rigirate tutta dentro, col rischio di scatenarvi la gastrite. Vietato cercare premi di consolazione in pasticceria, o direttamente pescati al frigo, al momento la dolcezza dello spuntino vi placa, ma se il problema è d'ordine emotivo, il buco nello stomaco, tornerà subito a farsi sentire. Astrotarocco del giorno per Bilancia 2 spade la coppia è unita, ma con molte incertezze e dubbi 2 punti basta o niente per metterla in crisi. La coppia non è matura per un qualche progetto importante, e potrebbero presto nascere incomprensioni, litigi e contrasti. I single incontreranno amicizie nuove che però sono labili, e potrebbero disgregarsi facilmente senza troppe prove di appello. Ottime occasioni per conoscere, o ripristinare i rapporti, con una persona che conta molto e potrà aiutarvi tantissimo. Occasioni anche di ricongiungimenti. Prendi le distanze da una persona che non sa darti il giusto equilibrio. Adesso hai solo bisogno di serenità. Individuate senza dare nell'occhio una persona gelosa di voi 2 punti cercate di dialogare con questa cercando di capire i motivi di tanta gelosia. Una telefonata vi seccherà particolarmente perché non solo non è quella che aspettavate, virgola, ma l'interlocutore sarà particolarmente invadente e indiscreto. Cosa fare per attirare l'attenzione della persona che vi piace? Nulla, solo essere voi stesse. Oggi un conoscente o un amico potrebbe chiedervi un prestito o qualcosa in prestito. Valutate bene ogni cosa prima di dire un sì deciso che poi potrebbe avere delle sue conseguenze. Se il partner dovesse mostrarsi particolarmente esigente, non datevi eccessivo pensiero. 2 punti Luna e Marte sono in contrasto tra di loro oggi, e potreste avere qualche malinteso se provate a reagire senza pensare. Non trascurate niente di quello che dovreste fare oggi. 2 punti Qualunque sia il vostro programma, cercate di portarlo a termine, e nel migliore dei modi. Una persona molto pettegola potrebbe intrugarsi di cose vostre, e darvi qualche dispiacere. 2 punti Tenetela discretamente alla larga senza darle motivo di sospetto. Marte all'opposizione oggi viene camomillata dal sole in sestile al vostro segno, vale a dire comunicativa e apertura mentale. Forte la voglia di shopping, calmierata però dalla consapevolezza della crisi. Pochi regali dunque, solo per gli intimi, gli altri rimandati all'anno prossimo. Amore ed Eros. Coccoloni col partner, che subito ringalluzzito dalle vostre avance risponde con ardore. Giochi trasgressivi tra le lenzuola, il ballo del venerdì sera sostituito dal tango privato, piace ancora di più. Con la luna nel segno amico buon vicino dello scorpione, l'aria cambia, se siete in cerca della vostra metà ideale. La bilancia è infatti il segno della coppia, il segno nuziale per eccellenza, dunque quando il suo cuore è solitario, avverte in modo più intenso di altri segni il senso di vuoto, e di mancanza sentimentale. Oggi grazie all'ingresso della luna in scorpione, se siete single, potrete avvalervi sia del fascino indiscusso che il luminare femminile fa risplendere in voi, ma poi anche di una provvidenziale intuizione, che vi consente di dirigere i vostri interessi sulla persona giusta. Tutto questo in modo più incisivo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 27 del mese di settembre al 4 di ottobre. Lavoro e denaro.
trattative difficili con un interlocutore che non vi dà il tempo di controbattere, se non aveste un'eloquenza così forbita e un talento diplomatico così accentuato, vi avrebbe già mangiati in un sol boccone, invece quantomeno riuscite a tenergli testa. La tattica? Dargli corda per poi sfinirlo. Discreto tenore finanziario ma sempre a rischio di ribaltoni, ecco perché quest'anno evitate di fare il passo più lungo della gamma. Le capacità di conciliazione di cui lo zodiaco vi ha dotati, vi tornano particolarmente utili quest'oggi, se siete alle prese con un'importante questione di accordo da risolvere con i vostri colleghi. Marte, Saturno, Giove e Plutone sono ostili, è vero, ma la Luna, Mercurio e infine il Sole vi favoriscono e consentono il successo dei vostri sforzi diplomatici. Benessere. Nel complesso calmi, in confronto agli altri che vanno in fibrillazione voi mantenete comunque il vostro aplomb. Calmare il partner però costa fatica e alla fine della giornata vi sentite spompati, le tensioni altrui non vi danno energia, casomai ve ne sottraggono, ma vi basta una cenetta corroborante e un po' di riposo su divano per riprendere subito tono. Per lei? Nervose col vostro lui, sempre il solito gradasso che davanti le ordinanze fa spallucce e si crede invincibile. Rischia forte e a voi la vita spericolata non va a genio, soprattutto in questo periodo così rischioso per tutti. Per lui. Occhio agli investimenti, stranamente le borse sembrano tenere bene, puntando anche al rialzo, ma basta un vento di tempesta per riafflosciarle. Tenete sempre d'occhio il Financial Times. Colore delle emozioni. Rosso pomodoro. Barometro dell'umore. Variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 7. Finanze. 6. Benessere. 6. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo!